Sabato 9 novembre è una data importante per voi e per la vostra iniziativa. Ci può dire che cosa succederà quel giorno? Allora, quel giorno noi abbiamo l'intenzione di inaugurare quello che sarà il mese dei diritti, no? Notoriamente il mese di novembre viene considerato il mese dei diritti per l'infanzia per la ratifica della Convenzione dei diritti dell'infanzia. Allora abbiamo pensato a questa cosa, è un po' ambiziosa, però noi ci proviamo. Allora vorremmo riunire proprio qui nella sede del Museo delle Industrie più settori della cultura, nel senso che abbiamo noi già in programmazione, in preparazione soprattutto, un evento particolare. Il soggetto in questione è questa macchina che vedete qui, molto particolare perché è grossa, mastodontica, colpisce tutti i nostri visitatori, verrà utilizzata però in un altro senso, così come verranno utilizzati tutti gli oggetti che vedete qui. Insomma, chi ha il piacere di venire, chi non è ancora venuto, quindi lo aspettiamo ancora più volentieri, ma tutti sono ben graditi. Vogliamo rendere vivo il museo, cioè dare l'idea che tutto quello che c'è qua dentro non è un oggetto morto e inanimato, è un oggetto che ha avuto una sua vita. Per cui l'idea di alcuni artisti, tra cui Ferdinando Faraò, che è un carissimo collega, direttore d'orchestra, stanno proprio lavorando a questo progetto, un video animato con sottofondo musicale, che è creata ad hoc per l'occasione, e un ambiente scenografico particolare, per cui ci aspettiamo proprio una buona partecipazione, perché è un evento che a Saronno non si è mai visto. Si è visto nelle grandi città, ma noi vogliamo proporlo a Saronno. E poi l'idea mia è quella proprio di riunire più culture, cioè vuol dire un pomeriggio dedicato alla cultura, per cui se c'è qualcuno che ha voglia di far vedere come suono la chitarra, adesso mi vengono in mente cose molto semplici, ma per dare l'idea, se c'è qualche ragazzo che ama suonare la batteria e vuole venire a proporsi per 5 minuti, se ci sono associazioni che hanno voglia di proporre qualcosa nell'ambito culturale, a me piacerebbe proprio organizzare un pomeriggio all'insegna della cultura, far vedere come l'idea di cultura si possa estendere a tutti, ai più, a tutte le culture del mondo, se ci sono anche persone di altre etnie che vogliono farci conoscere qualcosa di nuovo, perché, come dire, la novità, la differenza e ricchezza. Ci possono contattare, noi abbiamo un sito www.museomils.it, abbiamo anche una pagina Facebook Museo Industrie, per cui avete tutti i riferimenti per contattarci. Il mese di ottobre lo dedicheremo proprio all'organizzazione, e chiunque vorrà dedicare il 9 di novembre, un sabato pomeriggio, a questa idea di insieme di culture è ben gradito. Spero che sarete in tanti a rispondere. Grazie. Bene, allora aprite l'agenda, apritela sul giorno del 9 novembre, sabato 9 novembre 2013 alle ore... Alle ore noi pensavamo dalle 17 in poi, perché serve proprio che il tempo diventi un po' buio, ecco, per rendere di più l'effetto. Quindi dalle 17 vi aspettiamo qui al Museo delle Industrie del Lavoro Saronnese, al MILS. Bene, arrivederci. Grazie mille.